L'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e all'ambiente. Questo è l'articolo 41 della Costituzione. Ieri è passato al Senato il DDL sull'inserimento appunto dell'ambiente nella tutela della Costituzione. È uno dei temi, anzi è il tema portante di questo appuntamento di A Porte Aperte. Buonasera e benvenuti anche a questo numero di A Porte Aperte, il giovedì come al solito insieme qui su Teleuniverso, una puntata come abbiamo avuto modo di vedere nelle tante anticipazioni che abbiamo avuto, ma anche in questa breve copertina, questa breve introduzione in cui si parlerà di ambiente. Si parlerà di ambiente con un approccio, come dicono quelli bravi, sistemico, quindi non si parlerà di un semplice discorso legato ad una questione in particolare, no, cercheremo di affrontare tutti i temi legati all'ambiente e soprattutto al territorio, perché se no non saremmo a porte aperte. E allora io inizio con il presentarvi i miei ospiti. Innanzitutto parto da Stefano Ceccarelli, il presidente del Circolo di Legambiente Frosinone il Cigno. Buonasera. Buonasera Fabio, buonasera a tutti. E buonasera a ti conosco talmente bene che sbaglio il nome. Buonasera a Paolo Fallone, il sindaco di Buonasera San Giovanni in Carico. Grazie Fabio. E vedo già in bassa frequenza e ringrazio tantissimo per la sua presenza l'onorevole Ilaria Fontana, sottosegretaria di Stato al Ministero della Transizione Ecologica. Buonasera. Buonasera a tutti e tutte. Allora, come al solito, 334-3944-400 è il modo per entrare in contatto con noi, per fare le vostre domande, per porre le vostre perplessità rispetto a quello che stiamo dicendo qui in studio. E come al solito io vi ricordo che prima di iniziare c'è sempre la scheda in cui riassumiamo la settimana e introduciamo il tema principale. Ricostruire e farlo in fretta, ma soprattutto farlo bene. Se è vero che l'Italia nel post-Covid dovrà essere protagonista di una nuova stagione di rilancio, c'è bisogno che questo rilancio venga sostenuto da concretezza e non dalle preghiere che tutto vada bene. Draghi lo aveva detto, non possiamo accontentarci di tornare come ai livelli pre-pandemia perché prima non ne crescevamo affatto. Ed ecco allora che arriva l'Europa a sostegno, ma anche qui non possiamo assolutamente abbandonarci ad un effetto cassa del mezzogiorno con contributi a pioggia e chi tardi arriva male alloggia. Un ruolo fondamentale, tutto ciò lo giocheranno le tematiche ambientali. Il ministro Cingolani, fra le sue tante doti, ha la chiarezza e negli ultimi giorni ce ne ha dato un saggio. Parla senza peli sulla lingua e prende i problemi di petto, non nascondendo quelli che sono i contro di decisioni con tanti pro. Ad esempio, ha sottolineato come per raggiungere gli ambiziosi obiettivi ambientali dell'Unione Europea, tagliare le emissioni del 55% entro il 2030 ed arrivare a net zero nel 2050, bisogna rivoluzionare il modo in cui produciamo, trasportiamo e consumiamo l'energia. Servono investimenti enormi sia nella loro dimensione finanziaria sia in quella fisica. Per stare alle sole fonti rinnovabili bisogna moltiplicare all'incirca per 10 la potenza installata ogni anno da qui al 2030. Per fare ciò magari potremo correre il rischio di andare a cambiare il profilo di qualche paesaggio, ma il ministro ha sottolineato che nulla sarà gratis, che non ci possiamo permettere ideologie e che il recovery sarà il propulsore iniziale, ma in 5 anni non si porterà a termine alcun processo. Dobbiamo rivedere tutto, a partire dai nostri comportamenti e convincimenti quotidiani. Il cambiamento deve partire dal basso e deve arrivare fino alle amministrazioni pubbliche, soprattutto quelle che gestiscono il ciclo dei rifiuti. Se è vero che con l'economia circolare ce la caviamo anche piuttosto bene, è anche innegabile che nella nostra regione tonnellate e tonnellate di immondizia ogni giorno vengono caricate sui camion e portate lontano. È questo il metodo meno ecologico di approcciarsi al problema, malgrado sia l'unico. In tutto ciò, comunque, nonostante tutto, siamo ancora all'interno della pandemia da Covid-19 e nonostante gli ottimi numeri che continuano a migliorare in tutta Italia.
C'è una nuova discussione in corso su AstraZeneca, età, trombosi e confusione, tanta confusione. Come al solito il tutto ingenera un bailame di parole dette da chi nulla ne capisce, ma ormai dopo 15 mesi abbiamo imparato ad aggiungere alla lista di santi, navigatori, eroi e commissari tecnici anche il mito degli italiani virologi. Allora, partiamo subito con la discussione. Io partirei dall'onorevole Fontana. Allora, contrasto rischio idrogeologico, tutela aree verdi, tutela del mare, risorse idriche, forestazione, ma soprattutto bonifiche dei siti di interesse nazionale. Queste sono le deleghe che le sono state assegnate dal ministro Cingolani, che sembrano cucite sul nostro territorio. Partiamo proprio dall'ultima che ho citato. La bonifica dei siti di interesse nazionale. Noi ne abbiamo uno che non ci facciamo mancare niente. La Valle del Sacco, ci dia qualche buona notizia, così partiamo subito. Sì, grazie. Innanzitutto grazie per l'invito. Mi scuso se non posso essere in trasmissione, però purtroppo proprio in maniera logistica non facevo in tempo ad arrivare, che poi domani mattina devo essere qui. Detto questo, sì, hai descritto le mie deleghe che sono arrivate l'altro ieri, con mia grande gioia ma anche grande responsabilità, perché poi racchiudono un po' le ferite del nostro paese, no? Partendo dal dissesto idrogeologico e poi appunto per le bonifiche, poi c'è tutta la parte mare e parchi, però ovviamente per il nostro territorio la bonifica della Valle del Sacco è un gran bellissimo punto importante. Ovviamente io già da cittadina prima, da parlamentare dopo, dal primo giorno che sono in Parlamento ho lavorato proprio per la bonifica della Valle del Sacco, e quando siamo entrati col Conte 1, quindi proprio all'inizio, diciamo, non c'era neanche un cronoprogramma, non c'erano dei fondi prestabiliti, cioè solo un lavoro molto molto disordinato. Quindi da lì, insieme all'allora ministro Sergio Costa, con il Ministero dell'Ambiente, abbiamo iniziato a lavorare, ad iniziare a programmare la bonifica. Già questo non è scontato, perché a volte si ha una carta d'identità di un territorio come il nostro, la Valle del Sacco, con tutte le criticità, però non si hanno fondi oppure non si ha una tempistica. Quindi nel marzo 2019 c'è stata la firma dell'accordo di programma che aspettavamo come cittadini, io lo dico da cittadina in questo caso, da più di 15 anni. Quindi c'è stato questo accordo tra la Regione Lazio, che ad oggi resta soggetto attuatore, e appunto il Ministero dell'Ambiente e adesso il Ministero della Transizione Ecologica, e all'epoca l'ha firmato Sergio Costa. E adesso, neanche un mese fa, a fine aprile, è stato firmato un addendum tra sempre Zingaretti e Cingolani, in questo caso il ministro Cingolani, un addendum in cui ci sono state una rimodulazione degli interventi e modalità, quindi, di programmazione. In più abbiamo messo più risorse per quanto riguarda la discarica di Viale Lame, 10 milioni di euro presi dal Fondo Sviluppo e Coesione, poi in più anche il potenziamento, che è fondamentale per l'indagine epidemiologica. La nostra bonifica è molto molto complicata, sono più di 40 km di fiume, la città metropolitana di Roma, la provincia di Frosinone, più di 28 comuni, e il fiume, ricordiamo, che scorre. Quindi rispetto agli altri siti da bonificare, in cui magari sono comunque importanti, perché poi le bonifiche sono ferite di tutti i territori e delle comunità locali, ma ad esempio un caso di bonifica di un sito SIN nazionale, quindi di amianto, sappiamo che c'è amianto e si bonifica per quanto riguarda l'amianto. Nel nostro caso sono 40 km di fiume in cui dobbiamo ancora fare le caratterizzazioni per capire cosa c'è nei nostri suoli e nella falda acquifera nel nostro suolo, e quindi con questo addendum mettiamo più risorse, e comunque il cronoprogramma è rispettato. Ovviamente, purtroppo, come è successo ovunque nel nostro paese, non solo, la pandemia ha rallentato comunque la velocità del cronoprogramma e delle azioni che si devono fare, perché comunque
abbiamo avuto del Ministero, ma anche la stessa Regione, Smart Working, quindi abbiamo avuto proprio una difficoltà logistica e fisica di azione. Però comunque adesso con questo nuovo addendum, ricordo che il cronoprogramma resta lo stesso, quindi comunque ci sono più risorse per fare più di 53 milioni di euro. Ovviamente ogni volta che c'è un sito da bonificare ci sono le istituzioni che devono chiedere scusa perché qualcosa non è andato nel verso giusto, quindi sicuramente la Valle del Sacco ha pagato e sta pagando un prezzo tanto alto, e quindi non vedo l'ora in questo caso da sottosegretaria, ma lo dico anche da cittadina e figlia di questa valle, non vedo l'ora che riusciamo a mettercela tutta, ma tutti insieme. Veramente in questo caso non c'è colore politico, non c'è nulla, ma c'è solo le istituzioni che si uniscono per accelerare poi un processo che comunque la bonifica a livello tecnico è molto molto complicata, non è una burocrazia, perché dietro ogni bonifica ci sono cittadini, ci sono mamme, ci sono papà, ci sono bambini, quindi non dico che sia in maniera burocratica una lungaggine, però purtroppo è complicata farla. Però adesso ci sono tutte le condizioni che aspettiamo da anni per poterla fare e poterla fare bene. Perfetto, io adesso su questo tema interrogo Stefano Ceccarelli, perché la settimana scorsa voi come Lega Ambiente Frosinone, Lega Ambiente Lazio, avete svolto un sit-in, ho letto il vostro rapporto, ne abbiamo parlato nei nostri TG. Diciamo che il punto forse su cui voi battete più di altri, perché avete certificato questo che ha detto l'onorevole Fontana, ovvero un cambio di passo negli ultimi tempi, però avete anche sollecitato su un cambio di approccio. Essendo un fiume che scorre, come ha detto l'onorevole Fontana, forse se andassimo ad intervenire in maniera più incisiva sulle acque si potrebbe fare qualcosa di più. Diciamo che è questo uno dei punti da cui partire e portare un'idea nuova? Sì, è questo. Senz'altro il tema della bonifica della Valle del Sacco è molto complesso, è un territorio complicato per tante ragioni. La centralità, l'elemento chiave in tutto il bacino, no, dei territori da bonificare è proprio il fiume, ed è un fiume che onestamente porta un'acqua di qualità pessima, lo sappiamo tutti, non è solo il Sacco ma sono gli affluenti, in particolare il torrente Alabro da Ferentino è in una situazione veramente pietosa, ci sono situazioni di scarichi illegali diffuse, c'è un problema addirittura di depuratori pubblici che non funzionano, il che è veramente uno scandalo enorme. E quindi la nostra iniziativa, si è trattato di un flash mob a Ceccano con degli striscioni, è stata mirata a sottolineare l'importanza del tema, è un'importanza che addirittura ha visto non solo Lega Ambiente Lazio, come dicevi, ma anche Lega Ambiente Nazionale, è venuto il presidente nazionale Stefano Ciafani a Ceccano a manifestare con noi. Questo a testimoniare l'importanza che l'associazione ai suoi massimi vertici dà a questi temi. Il ragionamento di fondo che ci ha mossi a prendere un'iniziativa in questa direzione è che nel momento in cui si parla di transizione ecologica, nel momento in cui si parla di installare energie rinnovabili come mai è stato fatto prima, ad una velocità e ad un ritmo che deve essere micidiale, non possiamo dimenticarci delle ferite lasciate aperte sui territori inquinati per decenni. Quindi Lega Ambiente si è posta il problema di riconciliare i territori dove questi fenomeni di inquinamento diffuso e massiccio si sono verificati con le nuove politiche che è necessario portare avanti, no? In termini di transizione ecologica, in termini di economia circolare, per fare delle cose che peraltro rischiano di suscitare proteste e opposizioni nei territori. E questo è un rischio che dobbiamo evitare a tutti i costi.
dobbiamo fare di tutto perché la gente capisca l'importanza delle energie rinnovabili, perché capisca che tutto ciò non può non avere un impatto sui territori, ma se cominciamo a vedere i comitati che si oppongono all'eolico o al fotovoltaico, allora abbiamo chiuso, cioè non ce la faremo mai. Andiamo a chiudere in un imbuto. Non ce la faremo mai. Quindi il discorso bonifiche, ecco, per me è importante riallacciarlo a questo tema, no, della nuova impiantistica, dei nuovi colossali investimenti che dobbiamo fare nel settore delle rinnovabili e dell'economia circolare. Sulle bonifiche però io devo purtroppo sottolineare, e questo è stato uno degli elementi su cui Legambiente ha puntato il dito, che purtroppo non sarà possibile al momento attingere ai fonti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché sulla voce bonifica nel PNRR non c'è praticamente niente, e questa è una denuncia che Legambiente ha fatto. Quindi già di per sé il PNRR rispetto a quello che è stato adottato, che sarà adottato in altri paesi europei, penso alla Germania, alla Francia, alla Spagna, in Italia presenta il grosso problema che la quota di fondi destinati effettivamente al green, destinati effettivamente ai temi ambientali, è più bassa di quella che dovrebbe essere. E quindi qui scontiamo un ritardo, qui scontiamo l'ennesimo ritardo su un tema cruciale, in un momento cruciale. Questo l'onorevole Fontana ovviamente lo sa benissimo, perché questa storia della transizione ecologica, guardate, bisogna essere chiari, cioè non è solo un problema di fare le cose bene, è purtroppo un problema di farle in fretta. Noi non possiamo non farle in fretta e non possiamo neanche rimandarle. Perché o si combatte oggi la crisi climatica o la battaglia è perduta, ok? E se è vero che il territorio in cui viviamo, no, è una goccia nel mare rispetto agli sforzi immani che tutta la comunità internazionale devono fare, che tutti gli abitanti del pianeta devono fare, è anche vero che nessuno può tirarsi indietro in questa storia, nessuno, a nessun livello, dal livello dei singoli cittadini a quello delle amministrazioni locali e degli stati. E allora io dico, meno male che c'è l'Europa, meno male che c'è l'Europa, perché che in qualche modo sarà costretta a guidarci per far sì che i fondi vadano nella direzione giusta, no? Perché altrimenti, se stiamo alle vecchie politiche, no? che hanno portato ai disastri che sappiamo, probabilmente in Italia non avremmo neanche un 10% dei fondi del PNRR destinati alle iniziative green, quindi meno male che c'è l'Europa. La speranza è che la transizione sia anche da uno stato di quelle politiche ad uno stato nuovo, di politiche nuove, una visione nuova a livello ambientale. E qui sollecito il sindaco, perché innanzitutto per motivi geografici San Giovanni in Carico è il luogo in cui muore il sacco, perché diciamo la caratterizzazione, se non sbaglio, è fino a Ceprano, però il fiume Sacco, nella confluenza con il Liri, arriva a San Giovanni in Carico, nel lago di San Giovanni in Carico, quindi diciamo che siete un po' il cimitero del Sacco voi, però non fate parte del bacino. La burocrazia in questi anni, sono 4 anni che tu sei sindaco se non sbaglio, no? Diciamo quante cose si sono dette, quante cose si sono fatte poi. Quindi anche in questo caso la burocrazia ha dato una pessima prova di sé. Sì, allora, in maniera, passatemi la provocazione, bonaria ovviamente, posso essere felice del fatto che la Valle del Sacco e quindi l'inquinamento finisce a Ceprano. Nella realtà dei fatti, grazie, però... Grazie, ceprano, gli dico grazie. No, esatto, no, grazie. E così la Valle del Sacco finisce a Ceprano. Passatemi ovviamente la battuta... E tale deve essere, perché su queste cose non si scherza. Però abbiamo detto prima un termine giusto, il fiume scorre. Il fiume scorre e ciò che arriva di inquinato prima o poi o si perde durante il percorso
o va a sedimentare all'interno di un bacino. E ahimè, io penso che ciò va molto a sedimentare all'interno del bacino che è San Giovanni in Carico, perché c'è una diga idroelettrica. Io ricordo nel passato, e questo me lo raccontava mio padre che era un dipendente Enel, l'Enel stessa aveva dei servizi di dragaggio, di pulizia, e tutto questo non è stato più fatto negli anni. Io adesso abito a San Giovanni in Carico da sempre, e questo servizio di pulizia non l'ho mai visto, queste operazioni. Allora, che cosa può succedere? Può succedere che noi sindaci, ed ecco la burocrazia, cosa possiamo fare? Per i cittadini noi sindaci abbiamo dei poteri illimitati, cioè quindi il sindaco nel momento in cui prova a voler fare si imbatte contro tantissima burocrazia. E maggiormente sulla parte ambientale, perché nel momento in cui abbiamo provato per problemi ambientali a sollevare problematiche serie, alla fine siamo stati sempre scavalcati, quando siamo stati ascoltati, perché molte volte non siamo stati per niente ascoltati. A me ha fatto piacere in questa sera sentire un discorso che lo vedo un cambiamento di Legambiente, molto, ne parlavamo proprio prima della trasmissione. Legambiente nel passato era il no a prescindere, no? Questa sera invece ho sentito che bisogna essere capaci di essere pronti alle trasformazioni, anche con velocità, perché se noi vogliamo l'energia pulita e poi protestiamo perché non vogliamo le pale eoliche o non vogliamo i pannelli, allora ribruciamo il carburante. Allora, bisogna avere questo coraggio, così come devono avere il coraggio i sindaci di dover cambiare le cose nei limiti della legge, nell'ambito in cui ci si può muovere. Noi, per quanto riguarda la parte ambientale, ci stiamo attivando. Con orgoglio posso dire che siamo stati il primo comune, credo, della regione a proporre quella che sarà una cooperativa di comunità che si sposa con la Green Valley, che è rivolta alla bonifica dei terreni. Perché al di là della presenza della Valle del Sacco, noi non facciamo parte della Valle del Sacco, della crisi della Valle del Sacco, ma noi, i nostri terreni, non possiamo pensare che sono... come se ci fosse una barriera divisoria. Esatto, diciamo, da una parte, una membrana osmotica che blocca tutto a monte, magari, ma purtroppo non è così. E mi ha fatto piacere sentire anche il ministro Fontana poter dire... Di tutta questa argomentazione, perché lì c'è veramente il cuore dell'attività di un'amministrazione locale. E se noi amministrazioni locali, piccole o grandi, riusciamo ad avere il supporto dallo Stato, allora forse possiamo insieme, anche non volendo gestire direttamente i fondi, perché a noi sindaci molte volte conviene che la problematica ci viene risolta dall'alto, perché toccare i fondi è diventato sempre più pericoloso, Allora, l'obiettivo è comune, è territoriale, dobbiamo risolvere la problematica territoriale, lo facesse lo Stato, noi siamo a disposizione, ma lo facesse e con rapidità, perché poi il tempo scorre e le problematiche aumentano. Altro giro, altra corsa, altro problema, quello dei rifiuti. Stiamo assistendo a una ridda di voci, di responsabilità, rimpalli. I rifiuti di Roma sono un problema. Questa sera, ultima agenzia di stampa prima di andare in onda, l'assessora Ziantoni del Comune di Roma ha detto: noi siamo pronti, prontissimi come AMA, a mandare i rifiuti fuori regione, ci sono degli impianti che già sono pronti a lavorarli, siamo ostaggio della regione Lazio, quindi diciamo che È un po' anche una guerra interna a questa strana alleanza, e va bene, questi sono discorsi politici, però li lasciamo a parte perché stiamo parlando di ambiente questa sera. Sui rifiuti di Roma è evidente però, onorevole Fontana, che c'è bisogno di fare qualcosa. Allora, ci sono tantissime visioni, tantissime scuole di pensiero, quelle che dicono riapriamo Colleferro, quelle che dicono riapriamo Roccasecca, quelle che dicono li portiamo a Kathmandu, li portiamo in un'altra regione. Che ci dobbiamo fare con questa immondizia? E soprattutto, perché non dimentichiamo che
la provincia di Frosinone, a tutt'oggi i rifiuti escono dalla SAF e vanno a Viterbo. Quindi anche noi non è che siamo messi tanto bene, però qui sono questioni di cui si devono occupare altri enti. Diamo una visione di questa situazione dei rifiuti da parte del Ministero. La settimana scorsa il Presidente Zingaretti ha detto: ho incontrato il Ministro Cingolani, sono molto fiducioso. La fiducia però è rimasta una settimana fa con Leopardo. Dove dobbiamo andare? Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo aspettarci? Ovviamente questa è una premessa che magari per noi addetti ai lavori è ovvia, però magari per chi ci segue a casa no. Quando si parla di ambiente, quando si parla di determinate tematiche, dobbiamo fare un punto che sono le competenze, certo. Perché ci sono delle competenze che sono comunali, regionali e nazionali. Sul tema del ciclo dei rifiuti e sulla loro gestione la competenza è regionale. E parto da questo assolutamente non per attaccare la regione, ma semplicemente per iniziare dal punto delle normative. Quindi la gestione dei rifiuti è regionale. Poi da lì io farei un altro incipit, e che è un altro. Allora, noi per anni per affrontare il tema dei rifiuti ci vogliono due parole in realtà, forse ne basterebbe una, che è la pianificazione, la programmazione. Non è stata mai fatta. Si affronta il ciclo dei rifiuti sempre in emergenza, e finché ci sono le emergenze e non si programma, uno, perdiamo tutti, perdono i cittadini in primis, e due, non si ha quella visione da arrivare poi ai target europei, perché l'Europa noi ce la indica la strada, che è quella di aumentare la raccolta differenziata, così poi si porterà mano a mano allo spegnimento degli inceneritori e quindi ad attuare una vera e propria economia circolare. Per fare questo però dobbiamo necessariamente pianificare e programmare la gestione dei rifiuti. E ovviamente ci vuole una visione a breve, medio e lungo termine. Ad oggi c'è stata una riunione al Ministero, quindi tra l'ARPA, Regione Lazio e Roma Capitale e i tecnici del Ministero della Transizione Ecologica, e si devono riaggiornare, e si è fatto un passetto in più, nel senso che poi ogni volta che si parla di rifiuti addirittura si preferisce essere commissariati per non prendersi le responsabilità, e insieme alla parola pianificazione la seconda che è necessaria è la responsabilità. Nessuno vuole la discarica a casa sua, non la vuole Viterbo, non la vuole Frosinone, non la vuole Roma, non la vuole Latina, non la vuole Rieti. Ad oggi la gestione del piano dei rifiuti deve essere vista come una comunità, anche nel trovare i siti, perché è ovvio che nessuno non vuole la discarica, nessun sindaco vuole la discarica a casa sua. Noi come provincia di Frosinone, io già da parlamentare ho fatto diverse interrogazioni, ovviamente per la mia competenza, sulla discarica di Rocca Secca, perché c'è stato un ampliamento secondo me, diciamo, che non doveva essere fatto. In realtà io stessa mi sono, da parlamentare, quale ero, adesso ho un altro ruolo, ma comunque quella è la posizione che ho, perché Rocca Secca ad oggi ha un quarto bacino completamente a livello di volumi saturo, ne ha un quinto che deve essere costruito, e nell'emergenza la costruzione non ha una risposta. Quindi in realtà, se si deve affrontare un'emergenza, Rocca Secca non è idonea. Noi stiamo pagando come Stato una procedura di infrazione proprio per la mancanza di visione e per approccio di miope che abbiamo nella gestione dei rifiuti. Quindi ognuno deve fare la sua parte. Ognuno deve fare la propria parte, a partire dal Comune di Roma, a partire anche noi come provincia di Frosinone dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo fare la nostra parte ognuno per la propria competenza. E adesso noi abbiamo, in Regione Lazio è stato votato l'anno scorso, ormai forse sono 10 mesi fa, un nuovo piano di gestione dei rifiuti, che già è vecchio, quindi sicuramente purtroppo dovrà essere sicuramente aggiornato. E questo perché in un approccio di gestione dei rifiuti è vero che è complicato, però ci vuole visione, programmazione e forse un po' di coraggio nel pensare ai target europei che l'Europa ci indica. Cioè noi dobbiamo solo cercare di aiutare i comuni nel raggiungimento di quei target, però dobbiamo dare gli strumenti. Quindi
perdiamo tutti se continuiamo ad avere una visione dell'orto di casa mia, tra virgolette, ma dobbiamo avere veramente una visione di insieme e un approccio come comunità. Noi come Ministero stiamo affronteremo a breve, dopo il recepimento del pacchetto di economia circolare, io stessa sono stata relatrice di una delle direttive, la direttiva per quanto riguarda le discariche, faremo delle linee guida, proprio perché non abbiamo la competenza sulla gestione dei rifiuti, delle linee guida proprio sul piano dei rifiuti nazionali, e noi lì daremo delle indicazioni, ecco, proprio delle linee guida. Però ovviamente per concretizzare il piano di gestione dei rifiuti e l'emergenza che ad oggi, perché il 30 giugno arriva fra 20 giorni, oggi è 10, quindi il 30 giugno arriva fra 20 giorni e allora lì scoppierà una vera e propria emergenza nel Lazio, e non va neanche bene che la soluzione è paghiamo a portarli fuori. Non è giusto per i territori che la prendono, non è giusto per la visione totale che dobbiamo avere. Quindi ognuno deve prendersi la responsabilità, non però pensando che il commissariamento sia la soluzione, perché il commissariamento non è altro che una mancanza di responsabilità, lo si dà sempre a qualcun altro. Quindi è arrivato il momento che ogni istituzione collabora in maniera leale e veramente per il bene unico dei cittadini, ma dobbiamo vedere la Regione Lazio come un'unica comunità, non come un territorio invece che un altro, perché così dei cittadini stanno meglio e altri no, assolutamente no. Quindi avere una visione a breve, che in questo caso è, vediamo adesso le soluzioni che ci saranno, diciamo che ci sono in campo diverse soluzioni per alcuni siti che devono necessariamente prendere altri volumi, e poi però ci deve essere una visione medio e lungo termine, che è quella che forse ci aiuterà da uscire dall'emergenza. Allora, io sul tutti i territori devono fare la loro parte, ho visto il sindaco Fallone, a cui si sono drizzati anche le basette, perché diciamo che San Giovanni in carico, Roccasecca, Col Felice, anche da casa mia da Ceprano ogni tanto qualche afrore arriva, hanno fatto la loro parte, però stanno facendo la loro parte. Che cosa accadrà secondo te, sindaco, tu che diciamo ne hai viste di innanzitutto tutti i colori? Condivido appieno ciò che ha detto l'onorevole Fontana, perché ha fatto un'osservazione molto attenta che io personalmente, proprio nel discorso di responsabilità, lo misi nero su bianco e lo inviai alla Procura di Cassino nel marzo del 2018. Ovvero, non c'è il coraggio da parte di chi deve decidere di decidere, e quindi le discariche, le emergenze si superano non per decreto legge o per legge, ma per nome, per conto delle urgenze. Allora, Roccasecca è nata per un commissariamento. E non sto facendo un'analisi politica, sto facendo una cronaca dei fatti. C'è stato un commissario, perché nessuno si prese la responsabilità, c'era un'emergenza rifiuti, nacque Roccasecca. Roccasecca poi è cresciuta, da bambino è diventata adulto, e i vari passaggi di questo sviluppo che ha avuto questa discarica sono sempre stati nel nome dell'urgenza, della emergenza. E chi è che crea l'emergenza? Secondo me l'hanno creata tre fattori. Uno si chiama Roma, che non ha avuto mai la capacità, il coraggio, non saprei dire cosa, di creare il proprio ATO dei rifiuti. Due, la nostra provincia, perché analogamente la nostra provincia non ha creato un ATO, non ha creato l'individuazione di un sito concreto, e nessuno si è preso la responsabilità. Tanto c'è sta Roccasecca. Tanto c'è Roccasecca. Tanto c'è Roccasecca. Terzo, una parte dei sindaci che, mi riallaccio proprio a ciò che ha detto l'onorevole Fontana, hanno curato il proprio orto. Perché? Ma se io avevo la discarica a Colle Frattuccio, cioè lontano dal mio
dal mio comune e sinceramente potevo anche fare l'egoista. E molti sindaci hanno fatto gli egoisti, perché tanto il problema era Roccasecca in primis perché ce l'ha sul suo territorio, Colfelice, San Giovanni, Pontecorvo a seguire. Questo è il discorso chiaro che dobbiamo affrontare. L'anno scorso, Fabio, se ti ricordi, eravamo io, Peppe Sacco e facemmo proprio l'ultima serata. Sì, sì, collegamento con Daniele Maura. Collegamento con Daniele Maura. Finito il collegamento, il presidente del Consiglio, Maura, disse: stiamo attuando tutte le carte, noi ci a breve risolveremo la questione dell'individuazione, eccetera, eccetera, eccetera. Tu mi dicesti, secondo te, Fallone, cosa il prossimo anno stiamo allo stesso punto. Ecco qua. Confermato, avrei potuto giocare al Superenalotto. È così. Allora, dove sta il sito da individuare nella provincia di Frosinone? Non c'è. Adesso andiamo a creare un'emergenza nuovamente, questo commissario che sceglierà una discarica già comunale, o meglio, statale, oppure andiamo di nuovo a prenderci, magari a commissariare un'area privata per continuarla? Ai posteri, lardo a sentenza. Ma lo sapremo fra 15 giorni, sì, anche sì. Se la crisi non sarà fra 15 giorni, perché l'esperienza mi dice, in base a ciò che abbiamo vissuto, che si arriverà tra metà luglio e fine luglio, così l'emergenza scatta ad agosto, tutti in vacanza e la gente nemmeno può protestare. E poi diventa anche sanitaria, fa caldo, non possiamo... E okay. La gente nemmeno può protestare. La questione dei rifiuti, però, si è parlato di Orticello e quello che nel cambio di passo, di cui ha parlato anche il sindaco Fallone di Legambiente, c'è la consapevolezza che si è abusato negli ultimi anni della sindrome NIMBY, not in my backyard, non nel mio giardino. E la questione dei rifiuti come si risolve? Fondamentalmente si risolve con un'impiantistica adeguata, io credo. Perché scontiamo ancora questi ritardi relativi all'impiantistica? Questo lo chiedo a Stefano Ceccarelli. Sì, ti ringrazio. Ovviamente questo è un tema che non potevamo non affrontare oggi, mi rendo perfettamente conto. Sì, scontiamo un ritardo enorme, ma permettimi di partire un tantino a monte. Nel senso che intanto a me... io non mi trovo minimamente a mio agio nel parlare di rifiuti in termini emergenziali. Questa è una cosa che anzi mi fa imbufalire, diciamo, il fatto che di dover ancora oggi, dopo mille emergenze di rifiuti del passato, dover stare ancora qui a parlare di rifiuti in termini emergenziali. Questa è una cosa veramente incredibile, inaccettabile. Ecco, e poi vorrei puntualizzare una cosa a proposito del nostro territorio, che prima di questa emergenza... la provincia di Frosinone si caratterizzava per il fatto di esportare rifiuti differenziati e importare rifiuti indifferenziati. Allucinante! È stato così, perché noi abbiamo importato tutto l'indifferenziato di Roma e provincia, insomma buona parte, che è andato ad inquinare i territori di Roccasecca, che è andato ad inquinare l'aria circostante l'impianto di San Vittore e invece non abbiamo nessun impianto per il trattamento della frazione differenziata. E questo è allucinante, non è credibile questa cosa, come non è credibile che ogni volta che si parla di rifiuti scatta il riflesso condizionato di dover dire not in my backyard. E a questo peraltro aggiungerei anche un altro termine, che è il not in my term of office, NIMTO, cioè per gli amministratori, non durante il mio mandato. Quindi per favore ci pensi chi verrà dopo di me. No? Anche questo è assolutamente inaccettabile, perché una politica, un amministratore locale che si comporta così è irresponsabile e da condannare. Detto questo, Fabio, qui deve passare un concetto, che i rifiuti sono una risorsa,
che i rifiuti non sono non consistono nel problema di dover trovare una discarica dove smaltirlo. Che oggi si continui a parlare di discariche e di inceneritori è una cosa che francamente mi fa imbufalire. Non è possibile, non è possibile. Il conferimento in discarica deve essere residuale, perché abbiamo le capacità tecniche, abbiamo le tecnologie e abbiamo le soluzioni impiantistiche per fare in modo che la discarica sia davvero residuale. E io partirei dall'umido, perché abbiamo un grosso problema con l'umido, perché gli impianti per il trattamento della frazione organica al centro-sud c'è una carenza spaventosa, c'è una carenza paurosa. Ok, quindi i TIR con la nostra frazione umida prodotta dalle nostre famiglie, che fanno centinaia di chilometri per andare in Veneto o in Lombardia, anche questa è una cosa inaccettabile. Lasciatemi anche dire che se noi trattassimo come si deve la frazione organica che produciamo, quello che resterebbe avrebbe un impatto odorigeno drasticamente abbattuto, e quindi anche i comuni che sono costretti a sopportare la presenza di discarica del territorio ne beneficeranno, certo. Perché il problema delle discariche è anche quello, ok? Quindi qui c'è una grossa urgenza, per cui queste opposizioni che sono scaturite, che scaturiscono quasi automaticamente, direi, no? Da parte di comitati che si dicono ambientalisti, quando c'è una proposta di impianti per il trattamento delle frazioni differenziate, anche qui io mi ricollego a quello che dicevo prima, inevitabilmente, cioè non si può dire sempre no, no? Però è chiaro che qui c'è un grosso problema di Roma. Allora, io credo che Frosinone, la provincia di Frosinone, sarebbe molto più credibile se dicesse un suo chiaro sì ad un impianto da 50-60 mila tonnellate per il trattamento della frazione organica sul proprio territorio, secondo il principio dell'ambito territoriale, ma pretendesse da Roma, dalla regione, dal comune di Roma, che si facciano questo genere di impianti anche a Roma. E fammi aggiungere una cosa, Fabio, giusto perché c'è stato chi, nella violenta polemica che ha visto contrapposta la mia associazione con altre associazioni del territorio sulla questione dell'impianto integrato di biogestione anaerobica che è stato proposto, il problema di chi dice: ma Roma, perché Roma non ha il suo impianto? Ma che cosa dice Legambiente sui rifiuti di Roma? Allora, io vi voglio raccontare una cosa. Legambiente Lazio, Legambiente Lazio, sapete dove ha proposto di costruire un impianto di trattamento integrato della frazione umida? Lì sulla via Tiburtina, lì dove c'era la vecchia fabbrica della penicillina. Allora, giusto per dire, no? Quando si dice ma qui ci stanno le abitazioni vicine, no, Legambiente Lazio ha avuto questo coraggio perché questo tipo di impianti innanzitutto devono essere fatti in luoghi dove non si consuma suolo e devono essere fatti in zone industriali, e quello è il caso, però vanno fatti, non se ne esce se no. Non abbiamo alternative. Interrompiamo questo momento perché io voglio presentare al sottosegretario Ilaria Fontana, a Stefano Ceccarelli, al sindaco Fallone, una risorsa vera di questo territorio, perché abbiamo, lo vedete, Francesco Maura, un giovane studente, uno dei tanti, delle tante eccellenze venute fuori dal liceo scientifico e linguistico di Ceccano, già al Fiere della Repubblica, premiato non da me ma da Sergio Mattarella, e protagonista nelle ultime ore di una bella storia che va proprio in contrasto con quello che abbiamo detto adesso dei rifiuti che vanno in discarica e vanno a morire lì sottoterra, perché Francesco con il suo team ha deciso di parlare di altro e non dare una seconda vita ai rifiuti, ma anche una terza. Francesco, ci parli del tuo progetto? Del vostro progetto? Buonasera a tutti, grazie per l'opportunità che mi state dando questa sera. Allora, con il mio team abbiamo presentato alla Startup School Academy della Regione Lazio, nell'ambito della bioeconomia,
un sistema che, partendo dalla cava scofilo depurativo che verrà piantata nei terreni interdetti della Valle del Sacco, purificherà questi terreni rendendoli di nuovo coltivabili e adatti all'allevamento. La canapa derivata da questa agricoltura verrà poi utilizzata per creare delle mascherine. Queste mascherine, una volta utilizzate, si, diciamo così, ricaveranno delle fibre da cui verranno realizzati successivamente dei blocchi di cemento rinforzati. Quindi abbiamo dato vita tre volte ad un regalo della natura, che è la canapa. Quindi agiamo soprattutto nell'ambito dell'economia circolare, e proprio l'altro ieri abbiamo vinto questo contest della Regione Lazio allo Spazio Rossellini a Roma. Quindi quello che, diciamo così, ci premeva di più era liberare l'ambiente da questa piaga che sono gli sversamenti sul terreno dell'indano, del beta-esaclorociclesano, dei metalli pesanti, tutte quante sostanze che provocano tumori, malformazioni, che purtroppo accecano quasi ogni famiglia a un caso di questi. Quindi noi vogliamo imperniarci per rendere, oltre che più sicura questa zona, anche una risorsa per risollevare un po' l'economia distrutta dal Covid. Anche quindi un perché... po' questo è il nostro punto di vista. Anche perché questo della fitodepurazione è un po', anzi no un po', è il discorso che ha fatto Legambiente, è il discorso che fanno i sindaci, ed è un discorso che è bello anche questo dirlo, al di là, perché ripeto, qua di colori politici sull'ambiente non ce ne devono essere. Il percorso di Francesco e degli altri ragazzi parte dal comune di Ceccano con un post dell'assessore Riccardo Del Brocco, e poi arriva, insomma, siete stati premiati lì, poi avete presentato il progetto in Regione Lazio. Ecco, quanta voglia c'è da parte di voi giovani, io ormai mi tolgo dai giovani purtroppo, di mettere a sistema queste conoscenze relative alla possibilità di dare una seconda vita a quello che oggi viene definito un rifiuto. Io oggi mi sono arrabbiato tantissimo, ho fatto anche un post su Instagram, ho fatto 5 km con la lingua che mi arrivava per terra di camminata, e nel raggio di 2 km da casa mia ho contato 16 mascherine buttate. Ma noi possiamo pensare che questi ragazzi e altri ragazzi inventano questi progetti e poi noi, scemi perché siamo dei cretini, andiamo a buttare le cose per strada, le mascherine che poi vanno nell'indifferenziato? Ecco, lancia un segnale, Francesco, tu che sei giovane, forte ed intelligente, con tutti i tuoi ragazzi, con tutti i tuoi colleghi ed amici, volete fare questo e tanto altro? Sì, noi vogliamo portare l'innovazione in tutti i campi che ci sono, quindi risolvere i problemi, mettere la nostra conoscenza al servizio di tutti, perché deve partire da noi giovani questa cosa, perché saremo noi quelli che un giorno andranno a governare, quelli che un giorno faranno così cose grandi. Quindi prima iniziamo meglio è, perché tenere l'ambiente doveva essere una prerogativa già degli anni precedenti, purtroppo non è stato fatto e quindi dobbiamo muoverci anche in fretta. L'altro giorno al Largo Rossellini c'erano tantissimi ragazzi, sia in presenza sia collegati, che avevano, diciamo così, questi obiettivi, quello di portare avanti l'innovazione e di aiutare l'ambiente, il sociale, migliorare l'istruzione. Quindi tutte queste cose devono far riflettere tutti sui punti di forza che abbiamo noi giovani, perché noi non siamo, come veniamo spesso appellati, ragazzi che non hanno voglia di fare nulla. Noi ci impegniamo tantissimo e vogliamo da tutti quanti un aiuto più concreto, a partire dalle mascherine gettate a terra, a partire dai rifiuti, come ad esempio i rifiuti abbandonati sulle strade, che non ha senso perché chiamando il numero verde comodamente li vengono a ridire a casa, quindi è una doppia fatica. Come ad esempio utilizzare meno plastica monouso, piatti, bicchieri, bottiglie di plastica, utilizzare il vetro, la carta, che è molto più facile da riciclare e meno pericolosa per l'ambiente, ecco. E proprio da questo noi ci auguriamo, dico noi perché parlo a nome di tutto il team e di tutti i miei coetanei, ci auguriamo che le cose cambino in futuro, perché noi non vogliamo un ambiente distrutto dove vivere. Quindi vorrei lanciare questo messaggio a tutti quanti, grandi e piccoli, insomma. Grazie, grazie, grazie davvero Francesco, grazie, buona serata e complimenti, grazie. E complimenti davvero. Onorevole Fontana, abbiamo tante belle storie da raccontare. Guarda, io ringrazio
Francesco della bella storia che stasera ci ha raccontato, e tramite Francesco diciamo ringrazio tutta la squadra che ha lavorato a questo progetto. Francesco diceva una cosa: non è stato fatto prima, è vero, la generazione di Francesco è molto più sensibile all'ambiente probabilmente rispetto a quella nostra, ma forse a quella dei nostri genitori, ecco. E veramente sono una speranza, loro sono la classe dirigente del futuro. Mi auguro tanta fortuna a Francesco, però veramente la visione che hanno questi ragazzi e il messaggio che mandano ad altri ragazzi, a loro coetanei, è veramente un messaggio positivo. Il rifiuto io lo definisco un errore di progettazione, perché quando si fa un rifiuto vuol dire che qualcosa nel circuito è stato sbagliato, no? E quindi il fatto che questi ragazzi approcciano con una mentalità in cui si ragiona subito come economia circolare è un passo avanti. Invece noi siamo forse probabilmente la generazione di mezzo che siamo cresciuti con una mentalità basata su un'economia lineare, quindi pensando solo esclusivamente al PIL, non associando al BIL, invece al benessere interno lordo. E nella nostra generazione invece abbiamo visto con la pandemia purtroppo che un'economia lineare ha totalmente fallito, perché abbiamo visto tutte le fragilità dei nostri territori, che sono due fondamentali, la salute e l'ambiente, no? E quindi sicuramente questo è dovuto anche a una miopia di approccio a livello economico. Invece il vedere Francesco che approccia immediatamente ad un'economia circolare e quindi alle 10R, nel senso che poi c'è tutta la parte di economia circolare che riguarda la riparazione, il riuso. Noi eravamo abituati alle 4R, calcolate che oggi ci sono altre 6 azioni da poter raggiungere, siamo arrivati alle 10R. Sì, ma la generazione nostra possiamo dire che è ferma a metà della circonferenza, mentre loro dovrebbero fare qualche passo indietro, prenderci per mano e portarci a chiudere il cerchio. Pubblicità. Bellissimo. Andiamo, ci vediamo nella seconda parte, in cui parleremo di un altro tema, quello della mobilità, con altri ospiti. Seconda parte di A Porte Aperte, come detto affrontiamo un nuovo segmento, quello relativo alla mobilità. E allora innanzitutto saluto subito il nostro prossimo ospite, vale a dire il dottor Mario Verna, direttore generale della Queen Car ed un vero e proprio esperto di automotive. Avremo poi modo di raccontare anche la sua storia. Buonasera dottor Verna. Buonasera a voi, buonasera a voi tutti. Allora, iniziamo dall'onorevole Fontana, perché sulla mobilità sostenibile, sulla transizione ecologica applicata alla nostra idea, alla nostra concezione di muoverci in macchina, c'è bisogno di allineare alcune cose. Perché? Perché si può parlare e si deve parlare di una mobilità più sostenibile, si può passare all'elettrico. Ma se non abbiamo un'infrastruttura adeguata, di che parliamo? Se una macchina elettrica me la fanno pagare 3 volte quella normale quando non c'è neanche l'infrastruttura, di cosa parliamo? Quindi più che di una transizione, qui c'è bisogno di un allineamento di più fattori, o sbaglio? No, assolutamente non sbagli, anche perché la stessa transizione è un percorso, io lo ricordo spesso, quindi è un percorso che non si fa immediatamente, ma si fa con vari passaggi. Ovviamente il recovery plan, il PNRR, è uno strumento di aiuto, e quindi la sfida verso la mobility revolution ovviamente è tale, anche se noi diamo strumenti alle aziende, e quindi ci deve essere sinergia tra pubblico e privato. Ed è fondamentale l'aiuto ovviamente degli incentivi. È vero che ancora la scelta del cittadino di comprare un'auto elettrica
non è immediata perché ci sono costi elevati, però l'approccio comunque deve essere uno, calcolate che noi abbiamo anche formato il vecchio MIT, il vecchio Ministero delle Infrastrutture è diventato proprio un Ministero delle Mobilità Sostenibili. È vero che a volte sembrano delle semplicemente cambi di definizione nella forma, però in realtà c'è proprio un percorso, e ripeto, un percorso quindi non immediato, nel cambio della sostanza. Con il Ministero della Transizione Ecologica abbiamo delle competenze proprio per quanto riguarda la mobilità sostenibile, e soprattutto nelle smart city, quindi in queste città a misura d'uomo, in cui quindi ci deve essere una razionalizzazione tale da permettere al cittadino di scegliere o di andare a piedi o con mezzi elettrici pubblici, oppure comunque di fare scelte private però che vanno verso l'elettrico. Per fare questo stiamo mettendo un piano proprio per le colonnine, perché poi si associa la macchina elettrica al fatto del poco chilometraggio, no? Quindi se io devo andare da Frosinone a Milano con una macchina piccolina che ha come possibilità dopo 80 km, virgolette, si scarica, è ovvio che io non faccio una scelta di questo tipo, perché poi la scelta a livello anche economico è quella che una famiglia, il problema che si pone. Quindi sicuramente noi stiamo ampliando le mobilità, le colonnine, le stiamo mettendo anche nei punti in autostrada, quindi questo è fondamentale per poi permettere al singolo di fare una scelta proprio sulla mobilità. Ripeto, serve una sinergia tra le aziende, e tra il privato e il pubblico, e comunque anche gli incentivi hanno aiutato a fare una scelta diciamo sostenibile. Ovviamente sono sempre pochi, dico dobbiamo sempre fare di più, però diciamo che c'è stato tutto il piano di transizione 4.0 allargato anche dal punto di vista della mobilità. Abbiamo un percorso a tappe da fare, sicuramente va sempre fatto di più, ma proprio perché non abbiamo ancora raggiunto il risultato. E sulla mobilità sostenibile però tante cose sono messe in campo, a partire proprio dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, dal PNRR, che è un utilissimo strumento. Dottor Verna, lei che di automotive ne mastica un po', innanzitutto il dottor Verna, lo presentiamo, è un ciociaro doc, laureato all'Università di Cassino, ha lavorato in FCA, oggi Stellantis, ha lavorato in SsangYong, adesso rappresenta diversi marchi, e seguendola sui social è evidente che lei pone diverse letture della questione. Quella che più mi ha colpito è: ok, guardiamo tanto al futuro, però rendiamoci conto che abbiamo un parco macchine un po' vecchiotto e veramente inquinante. È questo in soldoni? Sì, in buona sostanza la sintesi è corretta. Quando parliamo di transizione, che è un termine evidentemente di movimento, no? Le transizioni vanno, diciamo, da un punto A a un punto B, o da una parte a un'altra, poi decideremo se in salita o in discesa, a destra o a sinistra, poi lo dirà la storia. In realtà, perché questa transizione sia abbinata alla creazione di sviluppo, di cui evidentemente abbiamo tutti bisogno per una ripresa veloce, ma anche e soprattutto che sia abbinata ad una coesione sociale nel progetto, no? Che quindi trovi una comunità di intenti, e deve essere molto democratica e soprattutto sostenibile per tutti. Il costo della transizione ecologica, mi permetto di aggiungere questo tema che forse non è stato trattato prima, ma che credo sia un po' condiviso da tutti, non deve penalizzare le persone più deboli, non deve penalizzare le imprese, non deve penalizzare l'occupazione, perché sennò la transizione verso un punto che non fa piacere a nessuno, e dunque è una transizione verso il nulla. Detto questo, dobbiamo partire da qualche numero. Non vorrei essere tediante nei confronti dei nostri ascoltatori, ma in realtà qualche macro numero dobbiamo darlo. Nell'ultima rilevazione dell'URAE, fatta a giugno dello scorso anno, il parco circolante
di autovetture italiano è intorno ai 38 milioni e mezzo, di cui il 60%, cioè quasi 20 milioni di vetture, è un ante Euro 5, quindi da Euro 0 a Euro 4, vetture mediamente con più di 15-20 anni di anzianità. Ovviamente chi possiede queste vetture non credo che possiamo inserirlo nella categoria collezionisti d'auto, evidentemente sono persone che non possono permettersi per tutta una serie di ragioni una transizione verso vetture più nuove e meno inquinanti. Vi do un altro dato che dà secondo me bene l'idea di quanti passi siano stati fatti nel mondo automotive riguardo alle emissioni. Dall'Euro 0 alle Euro 6 si sono abbattute del 90% no, le emissioni di particolati e NOx e di quant'altro, che è una cifra consistente, non banale. Quindi che significa? Significa che il parco circolante che a più di 10-15 anni emette ed inquina in maniera straordinariamente superiore delle ultime vetture in circolazione, vetture che sono benzina, diesel, ibride, plug-in ed elettriche. Cosa fare quindi? Le idee sono molte, è ovvio, e qui sposo un pezzo dell'affermazione del ministro Cingolani, che queste transizioni non si fanno con spirito ideologico, per cui l'auto elettrica, che sembra essere la soluzione di tutti, non è evidentemente una soluzione praticabile nei grandi numeri e nel breve tempo, per tutta una serie di ragioni. Ne cito tre. La prima è che i prezzi di transazione medi delle vetture si sono alzati per evidentemente l'incremento tecnologico che c'è stato su tutte le vetture. Quindi oggi una macchina rispetto a qualche anno fa al consumatore costa di più. Secondo, l'incertezza economico-sociale che stiamo vivendo ovviamente mortifica la propensione all'acquisto, e i dati di immatricolazioni che avete letto nell'ultimo mese confermano assolutamente questo dato tendenziale. Terzo, non trascurabile, che potrebbe essere uno degli elementi più interessanti su cui intervenire, è l'accesso al credito, perché è evidente che oggi le categorie tra virgolette finanziabili per l'acquisto di una vettura si sono anch'esse ridotte drasticamente per tutte le vicende legate alle casse integrazioni, alla perdita del lavoro, ai fatturati che si sono dimezzati, ai bilanci delle società che evidentemente non garantiscono più le società finanziarie nell'erogazione del credito, e ne possiamo mettere altri 100. Un ultimo dato è che la sostituzione di 20 milioni di vetture, se vogliamo sostituire fino all'Euro 5, ad un ritmo di 1.400.000 vetture l'anno, richiede un lasso temporale che è spaventosamente grande, no? 20-25 anni, poi è evidente che sono tutti calcoli di questo tipo. Con un solo rischio che corriamo è che se il focus rimane solo sull'auto elettrica, rischiamo quello che è stato definito per molti anni l'effetto Cuba. Cos'è l'effetto Cuba? Se voi vedete nei film, andate a Cuba, troverete vetture degli anni 50 che girano per le città. Ed anche lì, evidentemente, è perché le persone, non avendo possibilità di accedere a 2-3 step superiori nell'innovazione, evidentemente nel prezzo della vettura, semplicemente tengono le vecchie vetture che, ripeto, inquinano il 90% in più delle nuove. Quindi anche qui sarà necessario fare delle scelte. Detto che, e do gli ultimi due numeri e poi mi taccio, il comparto dell'auto, che non ha dentro di sé il know-how di un passaggio all'elettrico spinto, perché l'Italia, l'Europa si è distinta nel mondo per la produzione di motorizzazioni evidentemente a combustibile, e le ha migliorate in modo straordinariamente efficace, arrivando adesso a degli esempi, per esempio, che si stanno testando sull'idrogeno, che sono molto interessanti.
in Italia ha circa 6.000 imprese coinvolte, circa 300.000 lavoratori, 106 miliardi di fatturato e 76 miliardi di gettito fiscale. Perché, come potete immaginare, solo l'IVA di una vettura, che è un bene ad alto costo e ad alto fatturato, evidentemente sposta il piano. Io adesso mi taccio, spero di non essere stato troppo complicato, ma insomma. No, assolutamente. Io passo la palla a Stefano Ceccarelli, che secondo me ha qualcosa da ridire su questa visione, anche perché lei è stato, penso, il terzo nel Lazio a comprare una macchina elettrica. No, nel Lazio non credo, forse in provincia di Frosinone, sì. Sì, io ho un'auto elettrica che è alimentata al 70-80% dall'impianto fotovoltaico che ho sul tetto di casa. Quindi è davvero ad emissioni zero. Sì, effettivamente non mi trovo molto d'accordo con quanto è stato detto adesso. Posso capire il contesto, no? Ma insomma, io senza voler essere ideologico, io penso che invece la transizione alla mobilità elettrica dobbiamo farla, in fretta. Dobbiamo accelerare e dovremmo seriamente, come hanno cominciato a fare altri paesi, porci l'obiettivo di bandire i motori a combustione interna a partire dal 2030, non oltre, altrimenti non se ne esce. Io ricordo ancora una volta che il settore della mobilità incide per una quota importante delle emissioni di CO2 atmosferica e quindi il passaggio a una mobilità elettrica che sarà accompagnato ovviamente da installazioni di energie rinnovabili tale per cui la nuova mobilità elettrica sarà alimentata da un mix elettrico sempre più rinnovabile, già oggi è al 40% e non è poco, ma se noi riusciamo nel 2025 a chiudere le centrali a carbone, più avanti chiuderemo quelle a ciclo combinato a gas e se noi veramente nel 2030 arriveremo al 70-80% di mix elettrico proveniente dalle rinnovabili, noi potremmo garantire una mobilità elettrica ad emissioni davvero quasi zero. Ecco. Però faccio l'avvocato del diavolo, c'è un problema di tempi. Quelli che ha detto Verna sono tempi 20-25 anni, perché bisogna pensare che queste 20 milioni di macchine in qualche modo devono essere rimpiazzate e il tempo che ci ha dato Verna è un tempo che non è una transizione, è a cavallo. Allora, io non credo ovviamente che sia realistico pensare di rimpiazzare un parco auto così vecchio e così numeroso, quindi ovviamente parliamo di un parco auto che arriverà a fine vita in qualche modo, no? Con i suoi tempi e questo servirà evidentemente a salvaguardare, no, i ceti meno abbienti, però io dico anche che il passaggio alla mobilità elettrica ovviamente non è l'unico obiettivo, cioè noi non possiamo realisticamente pensare di sostituire nel mondo 1 miliardo di auto a combustione interna con 1 miliardo di auto elettrica e allora il passaggio alla mobilità elettrica deve essere accompagnato da altre due idee chiave che devono farsi strada, che sono quelle della mobilità condivisa e che sono quelle della mobilità leggera. Ma qui stiamo parlando di un approccio ideologico diverso. Non è ideologico. Non ideologico, no, perdonami. I giovani, intellettuale, volevo dire intellettuale, non ideologico. Lo so, però queste tre gambe, mobilità elettrica, condivisa e leggera, devono andare insieme. L'una non esclude l'altra, ma io credo che è questa la direzione, non c'è altro da fare. Cioè noi oggi ci troviamo a competere con paesi come la Norvegia, che già la metà delle auto circolanti sono elettriche e noi scontiamo un ritardo mostruoso. Quindi io capisco le problematiche dell'industria automobilistica italiana che purtroppo sconta un ritardo che altri paesi non hanno avuti, però se noi mettiamo il freno, ecco, per usare una metafora automobilistica, faremo un gravissimo errore e non andremo incontro a quello che l'Europa ci chiede, a quello che il futuro ci chiede, le future generazioni ci chiedono, di mettere il
il turbo alla riduzione delle emissioni, perché questo è un problema enorme, mettiamocelo tutti in testa, è un problema gigantesco su cui tutti dobbiamo dare il contributo, ed è un problema, ed è un cammino che non sarà a costo zero, evidentemente non sarà a costo zero, ma non ha alternative se vogliamo garantire un futuro alle generazioni che verranno. I nostri figli, i nostri nipoti ci malediranno se noi non acceleriamo sulla transizione energetica. Noi stiamo consegnando un pianeta che sta per diventare inabitabile alle future generazioni, e c'è forse una sfida più grande di questo? C'è forse un problema più grande di questo da affrontare? L'umanità dall'uomo paleolitico ad oggi ha mai affrontato un problema più grave di questo? No. Facciamoci questa domanda. Allora, ho 8 minuti mi restano, devo sentire il sindaco Fallone e poi sento le repliche di Mario Verna e del sottosegretario Fontana. Verna, intanto lei si carichi e cerchi di rimodulare il pensiero velocemente. Sindaco Fallone, ti chiedo di essere breve, così poi diamo... No, perché voi come piccolo comune intanto vi siete attrezzati e avete fatto le colonnine. Io intanto le colonnine le ho messe. Le hai messe. Noi intanto. Le abbiamo messe, per cui ce l'abbiamo. Io vado sul concreto, sì. E dico che se si vuole cambiare passo bisogna essere concreti e pratici. E siccome il passo ce lo possono far cambiare i cittadini, e parliamo del cittadino normale che vive di stipendio, allora lo Stato deve intervenire, perché io personalmente sono appassionato di una macchina elettrica, per curiosità sono andato a vedere, non posso permettermelo perché i prezzi sono assurdi. Proposta, prima l'ingegnere ha detto un qualcosa di importante, ma possiamo utilizzare quello che è un investimento statale? Allora, così come è stato fatto con l'edilizia, si potrebbe fare con la mobilità elettrica, facendo un passo prima, perché il famoso tema adesso dell'edilizia, che è il 110, che tutti la vedono come la risorsa ormai gratuita per edificare, a mio avviso sta andando molto molto a rilento, perché parallelamente c'è stato lo schizzo dei prezzi alle stelle, è tutto raddoppiato. Allora, vogliamo fare la politica della mobilità alternativa ed elettrica a emissioni zero? Si fa una campagna dei prezzi e si blocca i prezzi, si dà il 110 o il 100 o il 90 da parte dello Stato a un singolo cittadino che passa da 1,3 euro a 1,4 euro, a 1,2 euro all'elettrico, lo facciamo funzionare senza che le banche ci facciano speculazione o che si nasconda anche qui una finanziaria per le banche stesse, e allora possiamo dire che dalla teoria passiamo alla pratica, ma soprattutto andiamo vicino ai cittadini. Anche perché sulle macchine non ci sono gli abusi edilizi. Sulle macchine non ci sono gli abusi edilizi che frenano l'applicazione del 110. Verna, e poi concludo con il sottosegretario Fontana. Vada, Verna. Mi piace molto questa passione, è bellissima, nel senso che in realtà poi dovremmo capire quante vetture mettono tanta CO2. Quali, dove, come, ma emettono più CO2 per esempio delle navi da crociera dentro Venezia, dei mercantili nel nostro paese o di che altro? Perché prima o poi bisognerà quantificare realmente di che CO2 parliamo, e soprattutto quanta CO2 viene impiegata per fare una batteria elettrica, come la smaltiremo? Ho sentito prima molte discussioni sulle discariche. Sarà interessante anche porsi questo problema prima del 2030. Nel 2030 non produrremo più motori a combustione interna? E il trasporto su gomma come andrà? I camion come andranno? A batteria? Cioè, sono tutte cose queste qui che sono belle da sentire, carine, voglio dire, idilliache. In realtà poi il mondo viaggia da un'altra parte. Escludere un povero Cristo che ha un'auto Euro 0 ed Euro 1 e additarlo come appestato senza che nessuno se ne occupi, non potendo entrare in città e puntando il dito come se fosse il distruttore del futuro dei propri figli, mi sembra obiettivamente un po' esagerato. Ecco. Non credo che sia così facile la soluzione. Non ho detto questo. No, assolutamente.
No, dicevo, io non ho detto questo. Io ho detto anche che le auto esistenti, evidentemente 2030. Più inquinanti, devono arrivare a fine vita. Saranno magari gradualmente sostituite, però non è quello il problema. Il problema è che il futuro non è, non esiste un altro tipo di motorizzazione al di fuori di quella elettrica. L'idrogeno di cui parlava prima è una chimera, lei lo sa benissimo. La Toyota ha investito miliardi sull'idrogeno, è stato un flop colossale dal punto di vista energetico, di ritorno energetico. Non ci siamo proprio. Il motore elettrico è il numero uno da tutti i punti di vista, anche la problematica che lei poneva sullo smaltimento delle batterie. Questa è una roba vecchia, oggi ci sono già gli impianti che riciclano il litio delle batterie esauste, quindi tutto questo non esiste proprio. E l'elettrico ha vinto, ma ha vinto alla grande, ha vinto alla grande. Vabbè, facciamocene ancora, una ragione. Ancora diciamo che... Ci vediamo nel 2030 e tiriamo una linea. Ma nel 2030 ci vediamo, magari ci vediamo a cena però, perché è sempre meglio. No, e tiriamo una linea, vediamo se è così. No. Insomma, guardando i tassi di sostituzione, l'idea che le auto arrivino a fine vita non è particolarmente utile per l'ambiente. Io chiedo all'onorevole Ilaria Fontana di chiudere questa puntata e di dare una soluzione che concili la visione di Stefano Ceccarelli e quella di Mario Verna. Se l'onorevole Fontana ci riesce, Cingolani domani può pure lasciare il posto, dice vabbè sottosegretario vada, io mi dimetto, prego. No, io... Il tutto in 3 minuti, perché noi ci sfumano. No, sarò ancora più breve. Io vi ringrazio, sfrutto questi 3 minuti per dire solo gli obiettivi che abbiamo del 2030 e del 2050. Al 2030 dobbiamo arrivare con l'abbassamento delle emissioni al 55%, al 2050 della neutralità climatica. Per raggiungere questi obiettivi dobbiamo correre in maniera ovviamente etica e ovviamente non correndo in un modo scorretto, tra virgolette, e abbiamo ognuno di noi, a partire dai cittadini, a partire dalle istituzioni, è protagonista di questo meraviglioso periodo che ci aspetta, che è proprio quello della transizione. Quindi va benissimo il dibattito, va benissimo la dialettica proprio per cercare soluzioni, ma ognuno di noi deve fare la sua parte, ricordando che veramente l'ambiente è la nostra casa comune. Come dice Papa Francesco, non possiamo pretendere di avere un ambiente, di vivere in maniera sana in un ambiente malato. Quindi sta a noi la responsabilità del nostro metro quadrato. Quindi veramente grazie Fabio e grazie a tutti. Ma grazie a lei, grazie a Mario Verna. Naturalmente io dottor Verna la aspetto qui, magari viene a farsi un giro da noi. Vengo spesso. Ok, no, perché dall'anno prossimo con la nuova stagione io spero che ci siano meno problemi. Noi qui facciamo la mucchiata prima del Covid, erano 4 ospiti messi qui, adesso 4 no, però a 3 vorrei tornare e quindi sarei lieto. In ogni caso, se è lì, l'anno prossimo si farà sicuramente una puntata in cui parleremo di questi temi e già mi prenoto per averla come mio ospite, grazie davvero. Ciao a tutti, grazie mille. Arrivederci. Grazie a Stefano Ceccarelli. Grazie a te per l'opportunità. Grazie a Paolo Pallone e grazie a Ilaria Fontana, grazie davvero per domani, buon lavoro alla Camera e per quanto riguarda invece noi, ci vediamo giovedì prossimo è l'ultima. L'arbitro vi schiererà 3 volte, finisce anche questa stagione per noi un po' pesantuccia e ci vediamo giovedì prossimo, sempre qui, stesso posto, stessa ora, a porte aperte.